ci ritroviamo ancora insieme. Certamente facciamo cosa graditi a tutti coloro che ci seguono, stando qui in questi minuti per onorare il Signore, per lodarlo e per ascoltare la sua santa parola. Vogliamo cantare ancora l'inno 107 dalla raccolta Inni di Lode. Quale gioia, qual piacere, sono sul retto sentiero e la mano del Signore è su di me. Gloria a Dio. Gioia, qual piacere, sono sul retto sentiero e la mano del Signore su di me. Il segreto del mio zelo è che vivo per il cielo e il consolatore dimora in me. E in me, sì, in me, alleluia, e dimora in me. Quale gioia, qual piacere, sono sul e il consolatore dimora in me. Ero schiavo dell'errore, ma udì che il Salvatore era morto sulla croce anche per me. Ai suoi piedi mi prostrai, pace e gioia lo trovai, e il consolatore dimora in me. E in me, sì, in me, alleluia, e dimora in me. Quale gioia, qual piacere, sono sul retto sentiero e il consolatore dimora in me. Ora lungo il mio cammino egli m'è sempre vicino, incoraggia e rafforza la mia fede. Qual letizia, qual tesoro trovo nel mio Salvatore, e il consolatore dimora in me. E in me, sì, in me, alleluia, e dimora in me. Quale gioia, qual piacere, sono sul retto sentiero, e il consolatore dimora in me. Non attrae il piacere vane dal mondo solo va, da che in Cristo l'alma mia libera fe. La mia notte mi cambiò, il mio peso rotolò, e il consolatore dimora in me. E in me, sì, in me, alleluia, e dimora in me. Quale gioia, qual piacere, sono sul retto sentiero e il consolatore dimora in me. Questa gioia Dio vuol metterla in ogni cuore. Quando l'opera di Dio è ricevuta, quando Gesù diventa il nostro personale salvatore, Dio trasforma interamente la nostra vita e la gioia, la pace ci invadono. Vogliamo appunto stasera parlare di uno di questi doni così preziosi che ci vengono dal Signore, la pace. Leggiamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 26, alcuni versi, e poi parleremo di Dio che dona la pace profonda nel cuore. Leggeremo i primi quattro versi, libro del profeta Isaia, capitolo 26. Così scrive quest'uomo di Dio, guidato dallo Spirito Santo. In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda. Noi abbiamo una città forte. Il Signore vi pone la salvezza con mura e bastioni. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele. A colui che è fermo
nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. L'uomo è soggetto per la sua natura e tutto ciò che la vita di ogni giorno comporta ad ansie, travagli, insicurezza, quando la sua condizione mentale e spirituale è instabile, i suoi sentimenti, i suoi programmi sono mutevoli. Spesso facciamo grande difficoltà a prendere posizioni ferme. Siamo molte volte, come leggiamo nella Bibbia, una canna dimenata dal vento o come pecore che non hanno pastore. Solo Dio può dare vera pace, profonda pace, pace duratura agli uomini al di là delle circostanze, perché Gesù è il principe della pace. Ogni persona che ha accolto Gesù nel suo cuore, che ha creduto in Dio e ogni giorno rimette la sua vita e la sua sorte nelle mani del Signore, ha fermato i suoi sentimenti nel Signore e ha un cuore pieno che trabocca della pace che viene dal cielo. Godiamo questa pace quando appunto siamo stabili a colui che è fermo nei suoi sentimenti, abbiamo letto. Dobbiamo tenere stabili i nostri sentimenti, lo possiamo fare nel Signore. Superare il nostro stato di incertezza, di indecisione, quando spesso siamo assaliti dai dubbi, dalle perplessità, non allontanarci attratti da qualche ideale terreno, dopo essere stati pieni di fiducia, dopo aver guardato al Signore, dopo aver messo ogni cosa, la nostra stessa vita, nelle sue mani, aver detto: Signore, guidami secondo la tua volontà, può portare instabilità. Ma nel momento in cui siamo nel Signore, guardiamo a Cristo, desideriamo ubbidirgli, fare la sua volontà, noi siamo stabili. Gesù racconta una parabola dove parla della casa costruita sulla sabbia e la casa costruita sulla roccia. Quella costruita sulla sabbia, alla prima ondata, quando arriva la fiumana, viene completamente distrutta. E questo Gesù lo raffronta, lo paragona a chi ha udito la parola del Signore, il consiglio di Dio, ma ha creduto soltanto come fatto mentale, ma poi si è fondato sulle proprie idee, sulle proprie sensazioni, tutto è crollato. Perché le idee dell'uomo cambiano, le sensazioni variano. La casa invece costruita sulla roccia rimane in piedi, perché Gesù fa comprendere che chi ha creduto con tutto il cuore e ha fondato la propria fede sulla parola di Dio non viene mai meno. Godiamo la pace quando siamo stabili. La pace di Dio è costante e durevole nella vita di coloro che fanno operare il Signore. Tu conservi, Dio è pronto a conservare la sua pace nei nostri cuori. Il testo non ci parla soltanto di quella pace che viene realizzata dal credente nel momento in cui fa la propria scelta di credere in Dio, di donargli tutto il cuore, di accettare Gesù come personale salvatore, ma di una pace che è durevole nel tempo. Dobbiamo mantenere, dopo aver dato il cuore al Signore, lo stesso zelo, lo stesso entusiasmo, lo stesso desiderio forte di vedere Dio operare e di vedere che Dio
completa il suo lavoro nella nostra vita. Ci sono diverse persone che dopo aver vissuto un periodo di tempo che hanno dato il cuore al Signore, che hanno creduto nelle promesse del Signore, hanno cominciato poi a perdere interesse, entusiasmo, permettendo a Dio di edificare la loro vita. Qualcuno ha, come se avesse pensato, ma perché devo avere tanta fretta di stare dietro al Signore, di ubbidire al Signore? Perché dovrei quasi correre nelle vie del Signore? Ogni tanto ci vuole un po' di svago, uno si rilassa un po', sembra che sia quasi necessario, ma la Bibbia ci dice, lo scrive lo scrittore dei Proverbi al capitolo 6, dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro. Concederci svago, dire qualche bugia, partecipare a cose mondane, comporta delle conseguenze molto serie, a volte devastanti. Perdiamo la pace del Signore. Signore, rinnova le nostre forze, riempici del primo amore, fa che siamo zelanti, entusiasti verso di te, con un fermo proposito di camminare nelle tue vie e di veder avanzare il tuo regno, essendone partecipi. Non facciamo vagare i nostri sentimenti lontani dal Signore. Dio conserverà la sua pace nei nostri cuori. Questa pace di cui possiamo godere stando stabili nel Signore, questa pace che Dio può conservare nel tempo nella nostra vita, viene goduta quando affidiamo completamente le nostre anime a Lui. E infatti il testo dice: tu conservi la pace perché in te confida. Il testo può essere anche tradotto: a colui che si appoggia su te conservi la pace. Quindi ci è spiegato chiaramente la possibilità che ci è data di realizzare questa pace come risultato di una piena, completa, assoluta fiducia nel Signore, affidarsi veramente e completamente a Dio ci fa godere della pace, perché il Signore, abbiamo letto, è la rocca dei secoli. Gesù Cristo è colui che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E il Signore Gesù vuole mettere pace nei nostri cuori e vuole conservare giorno per giorno questo bene prezioso nella nostra vita. Confidando pienamente in Lui, cresceremo nelle sue vie e avremo, godendo della pace del Signore nel profondo dei nostri cuori, una vita spirituale che funziona, che prospera, e potremo godere della gioia di portare molto frutto per la gloria di Dio, rimanendo nel tempo figli ubbidienti, fedeli al Signore, con la sua assistenza, con la sua guida, ma soprattutto col nostro totale arrendimento, possiamo realizzare questa vita che fa di ogni uomo un uomo veramente felice. Ringraziamo Dio perché Egli dona pace. Godiamo della pace del Signore, non rischiamo di perderla, ma permettiamo al Signore di conservarla per sempre, ogni giorno nei nostri cuori. E preghiamo che chi ancora non l'ha realizzata possa aprire il cuore al Signore, possa innanzitutto cercare e ricevere il perdono dei suoi peccati
affinché Gesù possa entrare in quest'ora, in questo giorno, nella sua vita. E allora Gesù porterà pace, Gesù ti riempirà della sua pace e tu imparerai quanto è prezioso il dono di Dio. Chiniamo i nostri capi e ringraziamo il Signore. Gloria a Dio. Benedetto sei, o Signore. Signore, ti ringraziamo perché tu sei un Dio che dona la pace, sei fonte di una pace profonda nel cuore di tutti coloro che confidano in te. O Signore, fa che possiamo restare in comunione con te e con il tuo figliolo tutti i giorni della nostra vita. Fa che siamo figliuoli diligenti, ubbidienti a te, affinché questa pace sia conservata nei nostri cuori. È un bene tanto prezioso, Signore, non la vogliamo perdere. Aiutaci, o Signore, se qualcuno l'ha perduta, fa che si sappia ravvedere davanti a te, perché tu sei buono e misericordioso. Ma soprattutto questa preghiera ti vogliamo fare, o Signore, se ci sono anime che stanno ascoltando la tua parola in questo momento e non hanno pace profonda nel cuore, oh Signore, metti luce nella loro vita, fa che credano che tu, che sei un Dio d'amore, puoi mettere pace in ogni cuore, fa che possano realizzare che accettando Cristo, che è il Salvatore del mondo, possono ottenere il perdono dei loro peccati e fare pace con te, e quindi realizzare questa pace che viene dall'alto, dal cielo, che questo mondo non può donare, o Signore, ma che è il tuo dono, che anche oggi, ancora oggi, tu che sei l'Iddio vivente, metti pace in ogni cuore. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo perché nel grande tuo amore tu sei pronto, disposto a farti conoscere nella nostra vita, ad aiutarci a appoggiare i piedi sulla roccia affinché possiamo essere stabili, o Signore, e possiamo godere della tua presenza e di tutto ciò che la tua realtà comporta nelle misere anime nostre. Grazie, Signore, continua a portarci avanti, continua a tenerci fedeli a te, fa che possiamo esserlo fino all'ultimo giorno della nostra vita. Tutto questo, Signore, noi te lo chiediamo nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo concludere la nostra riunione cantando insieme l'inno 296. L'inno dice: ogni giorno lungo il mio cammino, quale gioia son nella sua mano. Stare nella presenza di Dio, vivere in armonia con Dio, sentire la mano di Dio sopra di noi ci riempie di gioia e ci fa realizzare quella pace profonda che sostiene la nostra vita, le anime nostre, in ogni momento e in ogni circostanza. Cantiamo lungo il mio cammino, inno 296. Oh,
Gloria a Dio. Possa il Signore incoraggiare tutti quanti voi che ascoltate la parola del Signore a dare la vostra vita nelle mani del Signore interamente. Possa il Signore dare intelligenza a ognuno di noi a permettergli ogni giorno di continuare l'opera sua come Egli la vuole compiere nella nostra vita. Dio donerà pace e Dio conserverà questo bene prezioso nella nostra vita giorno per giorno con la sua meravigliosa, gloriosa presenza, perché Gesù ha promesso: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. E sicuramente Dio continuerà a farci del bene. Egli è un Dio vivo che ci ama, che è pronto a incoraggiare, a consolare, a fortificare le anime nostre. E noi vogliamo godere dei beni divini mettendo la nostra fiducia in Lui. Bene, è il momento di lasciarci. Salutiamo tutti con la pace del Signore.